non ti prendi l'antipioggia? Adesso qua è la strada dell'arrivo della Gimondi, quella di qua, c'è già qualcuno. No, comunque tu per legge non puoi fare. Riata, mica tu. È un miraggio? Cazzo fai qua? Io l'elle. È il fantasma di quello che è andato a Sulmano? Sì, l'avevo fatto già. Non gli ho detto lasciamo stare. Non ho anche capito. Prima dell'altra. Ho a casa tutti gli strumenti, ho a casa la livella, ho sistemato tutta la vita. Non guardi signore, non guardi. Non guardi. Mario mi ha scritto, potevi dirlo che andavi con loro. Capito? Perché non lo sapeva. No, io ero programmato fino a stamattina, fino a poco fa, io con lui dovevo andare. Che è successo? Mi sono svegliato alle 6:30, dalle 6:30 ora sono uscito da Cesso. Ah, non sta bene. Fagliela dire a questo. No, è per la pioggia, per la pioggia, non è per la pioggia. Eh? Ok, la posti gratuiti. Buongiorno. Ciao. Un po' di metti sono la nostra divisa. Perché l'ho lavata. Che rompicazzo. Ci potevano vestire tutti uguali? Tu capisci il funzionamento di sta. Ah, non ci ho pensato, ne, però adesso ascolta e non ce la più. Te, chi capisce il funzionamento di sta pompetta, gli do 10 euro. Perché cos'è allora, scusa? Io non vedo come si possa attaccare. Ma non è una Schrader questa qua? Anche se per me non è per la macchina. È una Schrader, sì. Se lo metti con la macchina lì, gli pompi a gomma. Ah, le macchine, questa cosa qua. Mi sa di sì. Non è una Presta. Sì, ma scusa. No, ma non è una. Tu dimmi. È una Schrader. Cosa vuoi pompare questa scusa? Ma l'hai comprata te? Sì. Maria. Buongiorno. Ah, ritrovo dal Giro d'Italia. Da che almeno non più piaceva. Eh? Ho preso l'acqua ancora. Anche io l'ho preso un po'. Piacere Michael. Ex Palazzago. Ezzo? Ex Palazzago, una celebrità. Sto prendendo quel semaforo che sta sul megastradone. Che ne mancherebbe uno. Mi sono accorto adesso che c'ho il copertone dietro. Pensa proprio che era finito. Sono già alla tela. Dai, rosso. Ah, noi ci fermiamo col rosso. Non riuscivo a portare il drone oggi, ma dopo tutto che ci ha guagnato, lo so perdere. Ci sono due ragazzi qua al ponte, eccoli là. Buongiorno, dai ragazzi, andiamo. Passa la macchina. Mi ricordavo piuttosto di questa salita. È partito via. Michael, sono Luca. Sì, dimmi. Guarda che ha forato mio fratello. L'anno scorso, figa. Già inizio. No, pausa. No, pausa. Non c'è il bar. Luca. Sto. Ma dove hai preso quel telo che è scritto su Giulio Ciccone? L'ho preso su. No, dove hai preso il telone? Ah, il telone? Ho fatto un lenzuolo bianco, l'ho fatto con una volata. Pronto? Michael. Sì. Mi serve che viene giù qualcuno con la pompa, perché io ho la pompetta difettosa, mi esce tutta la gamba. Sì, viene giù Ubiali. Perché già io? Si sta già mettendo gli occhiali, quindi ho già capito che va, viene giù lui. Coglione all'inizio magari. Che si prepara. Non è mai che non lo faccio. Ok, adesso arriva. Arriva su. Da solo. Arriva su. Corso, vai. A dopo. Vado, tagliamo. Tagliamo con le gambe. Forse no. È Bertini quello. Hai visto il nostro amico che ha forato? Sì, c'erano due ragazzi a terra. A terra o? Distrutti. Ah, ok. Pronto? Stiamo partendo adesso. Ah, benissimo. 10 minuti allora. Quanto ci impiega arrivare su?
Non lo so, quanto? Appena dopo la chiesa mi ha detto mio cugino di dietro. Ah, ok, va bene, ma dopo. Va bene, ciao. Oh, cerca quando mi è caduto. Si è unito anche Bertini. Ho le gambe impalate. Ma sono un locale a fondo qua. Prossimo tornante, giù in discesa in picchiata. Ma qua, qua inizia. Non è la storia migliore da fare oggi. Dopo che rimane indietro, dietro di 2 chilometri, adesso affrontiamo il Colle Gallo. Uno l'ha rimasto indietro. Sì. Io e Merati? No, no. Casco blu magari? No, non lo vedo, non capisco. Se casco blu che pesi? Ci sono 16 gradi. Sì, ma è un po' freddo, dai. Sta benissimo. Da te dall'altra sembra che pesi. Secondo me. Siamo a quel ragazzo con la Bianchi. Sono stati in FIA. Sei andato a 50 volte. 50? 47. Sì, ma lui va, Il tema io sono morto. Era una squadra lui ero prima. Via che pisi è morto! Non ha che dove fare il sormano oggi. Pesi stomaco? C'è il secondo ristoro. Lo trovi qua dopo l'hotel. Durante... Che pisi la bandiera! Ah, è l'autoriva! Ah, arriva! Anche solo Wallis. Quanto indietro Wallis? Mi ha passato! Quando mi ha passato ho detto minchia, quasi di merda sono rimasto! Guarda, è uno scalatore lui, Boh. Ma comunque sembra il coso dell'infermeria. E questo qua? Questo qua dica quell'amico del Merato. Buongiorno. Ecco che arriva. Oddio! Mamma, staccato, staccato. Ma che c'è la figa in cima, guarda qua. Ma l'hai staccato adesso? Grande Luca. Bravo. Questa è per la salita in fuori soglia. 192 battiti. Dobbiamo fare quello scritto su. La vuoi la bici? Ma si vede. Mettiamoci lì. Sì, portala qua, dai. Aspetta, mettila bene in vista, si vista con la Jumbo qua, sulla bandiera, su qua. Siete no. Ti occio qua, qua da 5.000 euro di bici. Che? Posto? Posto, va bene. Dai, va bene, grazie, va bene. Grazie. Oh, mi avete bucato le gomme. Guarda che mano volevo. Lo so. Ma era una quella... Ah, vuoi vedere la tela? Vabbè. Era una bici della squadra? Sì. Sì, che 1000 euro che è andata. Di chi era? Non è bellissimo. Austi? Terza bici. Sì, ma non è bellissimo. Sì, dopo infatti appena ho preso io ho smesso di andare. Pensavo a un nuovo campano di Amazon. Quanto avete fatto voi? 37 penso. Io quanto ho fatto da voi? Un quarto d'ora in più, sì. Da fare. Stai cercando il petrolio. Ma guarda che scalda. A che arrivato? Quanti ne potrei dire io adesso? No, quello che mi dicevi te al giro della tappa del Giro d'Italia. Ma lo mettete su Instagram come la fine del giro? Lui! Lui è quello che voleva fare tutto il giro. E non sarà boccola ma sboccola. Sboccola. Devo mettere in testa. Io no, io torno. Non ci voglio. Io ho bisogno di una Coca-Cola. Pensavo anch'io questo. Andiamo al Mac, bella Coca-Cola. Basta andare da qualche parte. Beh, sullo stadio. Prima scendi, prima di lui. Io vado da Zogno. Tosticino Coca-Cola? Io vado da Zogno. Facciamo bracca, chiediamo il giro. Va bene, dai. Diciamo un anello, che ci serve il corto della Gimondi. Come
Riva è scivolato. No. Ha detto skip easy. Lascia dritto. Dimmi. Apri. È sentito, hai fatto male. La cariva. Penso lui? Così. Ma è lui? Ah no, skip easy. Ok. Allora? Allora? È scivolato. Come sei caduto? Eh? Come sei caduto? No, era una strada così. Ok. Tu sei seguito davanti? No, è scivolato davanti. L'ho presa leggermente. No, l'ho presa leggermente là. Ah, si è vero, anche da vicino. Dopo ho fatto così e sono andato avanti. Ah ok, ma ti sei ribaltato, non ti sei ribaltato oltre il guardrail? No, se ti sei rovinato qua la... Ah, quindi una caduta che poteva succedere anche con la scuola chiusa, praticamente. Si è rovinata anche la cosa qua. Hai picchiato la testa? Cosa? Si è rovinata la cosa qua, vabbè. Quasi sei brasato. Ma la bici è tutta intera praticamente? Forse un po' la sella, però non so se la sella si è rotta, non so se è rotta. È graffiata. Ma non è nulla di che. Cambio la Davide, ce ne ho due uguali. Il cambio, vabbè, chi se ne frega, non so se una volta qua ti sei un po'. Arrivo disinfetta secondo me. A te sei rotta te? Ce ne ho due uguali, non c'è problema. Ah, perché si è rotta la plastica, vabbè. Vabbè, per andare a casa va bene. Sai quanto costa? 50 euro quella sera. Ho detto si è ammazzato la pista, lui è a terra, corrigato. La gente che ha buttato al contrario, manco la scivolata interna. Non si mette la così. Ah, si è caputtato. Di passa su di là.